Signore e signori, amici ed amiche del calcio giovanile, buonasera e benvenuti dal campo Domenico Mammoliti in Fonte Nuova. Siamo qui in occasione del 13° appuntamento con il campionato juniores regionale, lo scontro fra Torlupara e CC Roma. Il fischio che apre la partita torna da Valenzuela, un po' di spazio da prendersi verso il centro del campo, poi fa correre il pallone sulla centro della tre quarti, arriva la conclusione, la parata è imperfetta e arriva il gol sul tap-in dopo 6 minuti di gioco. La sblocca il CC Roma con il gol dell'1-0 che, se non ho visto male, porta la firma di Berardelli. 1-0, che la conclusione arrivava con una buona dose di forza, ma sembrava in controllo l'estremo difensore, che pure con l'intervento non è riuscito a trovare una respinta più efficace, lasciando lì il pallone per il numero 11, che è riuscito a battere con il tapino. Intanto occhio dall'altra parte, c'è l'intervento da parte dell'estremo difensore che va a togliere il pallone dall'angolino di destra. Subito il recupero da parte di Musi, che qui agisce in maniera però troppo frettolosa, decide di scoccare subito la conclusione nonostante il Torlupara fosse piuttosto scoperto e nonostante avesse tanti compagni a poterlo aiutare. Ha deciso di provarci il numero 10, si tratta della quarta conclusione rivolta verso i pali opposti. Intanto occhio perché c'è subito il recupero, la conclusione diretta all'angolino di destra di Berardelli, questa volta Raffaelli salva i suoi. Ancora corto Mussi, Procida non riesce a calciare, ci riesce il compagno, ancora una volta Raffaelli, prezioso con l'intervento. 6 a saltare con la maglia nera, alza il braccio Brenci, il pallone verso il cuore dell'aria, c'è l'intervento provato in caduta da parte di un giocatore in maglia nera, tentativo alto. Arrivano qui due fischi da parte dell'arbitro dopo i primi 45 minuti. 1-0 per il CC Roma. Giovannetti ha dovuto attingere alla qualità dei suoi due nuovi interpreti messi in campo. Subito la conclusione da parte di Cirilli, il pallone scheggia il palo e termina al lato, ma c'è stata la deviazione del portiere. Maglie nere nella metà di campo avversaria, un buon atteggiamento ribadiamo con cui ha aperto il secondo tempo la squadra di Giovannetti. Buona questa combinazione, Brenci vuole andare dentro, non è riuscito però a trovare i compagni, poi occhio perché il pallone arriva comunque a Tavella, prima conclusione che non va, la seconda è quella buona, quella di Cirillo, ma ancora una di Cirilli ovviamente, ma ancora una volta ottimo l'intervento dell'estremo difensore. In questo secondo tempo il pallone che spiove dentro l'area, il pallone schiacciato e poi il salvataggio sulla linea. Il CC Roma, seguiamo il giro palla degli ospiti. Buon lavoro di Zinca, Mussi vuole il centro, il numero 10, trova ancora Zinca da questa parte, occhio a Manoli che taglia lo spazio, Zinca invece vuole andare con la conclusione, poi occhio perché si addormenta la retroguardia del Torlupara ancora una volta. È Alessandro Berardelli il più veloce di tutti per girare in porta il gol che vale il 2-0. Arrivano qui tre fischi da parte del direttore di gara. Il CC Roma passa sul campo del Torlupara con risultato finale di 2-0.